alle 3 del mattino chiama Grover in stanza. Tim, vieni da me. Perché, Michael? Sto morendo. Grover, ad anni di distanza, dice che quelle pizze erano state manipolate perché i tifosi degli Utah Jazz sapevano che andavano a Jordan. Michael, fino alle 3 del pomeriggio, non è in grado di alzarsi dal letto. Non ha nessuna espressione sul volto, è fermo, immobile e guarda. Al momento di chiamare i 5 iniziali, Jackson però fa un segno a Jordan, che si alza. E da adesso entriamo nel campo della leggenda. Jordan non solo gioca, ma segna 37 punti. Inizia guardingo, gattopardesco e poi sale. La fine della gara praticamente sviene davanti a Pippen. Che essere un grande talento, un grande atleta, serve fino a un certo punto. Ma da lì in poi conta la testa. E come Michael, di teste non ne sono mai passato.